Dopo che fummo obbligati a lasciare il territorio dello Stato di Santa Catarina, rioccupato dagli imperiali, noi proseguimmo il nostro ripiegamento verso il sud, verso il Rio Grande. Mi seguiva un drappello dei superstiti della Marina Catarinense, alcuni con le loro donne. Io avevo con me Anita, che con il passare dei mesi mostrava sempre più avanzato lo stato di gravidanza. Vi erano ancora alcuni di quegli uomini che Griggs aveva raccolto per la guerra da corsa nella laguna, insieme a coscritti del Rio Grande, gauchos con le divise di Canabarro, profughi di Santa Catarina con le loro famiglie, uomini che i soldati imperiali avrebbero sgozzato senza pietà per avere servito la Repubblica. Sei stanca? Sì. Ci fermiamo qua. Provvedi ai turni di guardia. Tutti a terra, ci accampiamo. Francisco, Zeferino, metti delle guardie a nord. Tu e un altro là in cima. Scaricate le bestie. Lei ci penseremo io e Gabrielita. La guida dice che il sentiero finisce qui, dopo non ci sono più sentieri. Prova a dirgli che i Karamaru hanno perso le nostre tracce. Chi sono i Karamaru? La guida li chiama così, i brasiliani. Digli che non ci inseguono e che non c'è pericolo. E digli che sentieri o non sentieri andremo a sud. Non ho bisogno di niente, grazie. Occorre avere una qualche conoscenza delle foreste di questa parte del Brasile per potersi formare un'idea delle fatiche sofferte da una truppa priva di mezzi da trasporto e di viveri. Là dove non si avanza per l'intrico della vegetazione e tagliandosi il sentiero passo a passo. Ciò che con parola di quel paese dicesi picada. E non è infrequente che senza guide esperte e anche talora con queste si possa sbagliare la direzione del sentiero e inoltrarsi verso morte sicura. Poiché così fitta è la vegetazione, così estesa la selva, così lento il procedere, così scarso il nutrimento offerto da quella natura selvaggia, che oltre pochi giorni, non trovando uscita, nessuno potrebbe resistere. Sai, oggi parlavo con Andreu e Giacinto. Sono lontani da casa da quasi 5 anni. E a 2 giorni da qui il loro paese. È vicino. No, non possono andarsene. Imperiali! Il Moringa! Mettetevi a riparo! Prendete le armi! Era uno dei nostri cavalli. Lo ha preso la guida per scappare. Mi dispiace per il cavallo. Sì.
Nascondetevi! Siete brasiliani? Sì. Vi siete persi? No, signore. Dov'è il vostro reparto? Più a nord, a Lages. E dove andate? A casa. Noi siamo di San Simon. Sta a 10 giorni da qui, nel sud. Lo so. Dunque siete riograndesi? Ci hanno arruolato nella divisione a Cugno. E avete disertato? No. Ci hanno lasciato andare. Per ora. La guerra è finita. Almeno così hanno detto. Chi l'ha detto? L'hanno detto tutti. Gli ufficiali, i soldati, un po' tutti. Bene. Se è finita davvero, ce ne accorgeremo presto. Anche noi andiamo a sud. Se volete, potete unirvi a noi. Io ho avuto spesso esperienza di quanto più ferocemente si combatta una guerra che sia tra uomini dello stesso paese. E io vedevo ora quegli uomini parlarsi nei bivacchi della nostra ritirata come fratelli. Pensavo che davvero la guerra era lontana. Il pensiero della casa, il desiderio di un po' di pace ci univa, dispersi e lontani dai capi, al di sopra delle opposte bandiere. Sarà davvero finita la guerra? Non credo. Ci saranno state delle offerte di pace. Bisogna vedere però se le accetteranno. Offerte di chi? Non lo so. Nostre, penso. Un villaggio di indios, avete visto? Sembra abbandonato. Che facciamo? Andiamo a vedere. Vi erano, fra le tribù dei primitivi abitatori del continente, alcune che, prese le nostre parti, combatterono gli imperiali. Altre restarono indifferenti verso entrambi. Altre, infine, si dichiararono contro di noi. È tutto in ordine. Solo che manca la gente. Guardate nelle case. Guarda cosa ho trovato, capitano. Oggi mangiamo. Riportali dove li hai trovati. In queste case non si tocca niente, intesi? Feliciana. Feliciana, tu sai perché sono spariti lasciando tutto così in ordine? Thank you.
non sono segnali di guerra. Possiamo restare qui, ma soltanto fino all'alba di domani. Potremo attraversare il loro territorio. Non ci faranno del male. Siamo arrivati a Rio Grande. Laggiù c'è San Simon. Potremo fermarci un po'. Era San Simon una bella e spaziosissima fattoria, benché in quel tempo abbandonata, incoltivata e in parte distrutta. Apparteneva a un conte dello stesso nome, che era stato esiliato, a quanto credo, come nemico della Repubblica. Siccome dunque il luogo era stato di nemici, noi trattammo la fattoria come cosa conquistata e ben presa. E in conseguenza delle case ne formammo degli alloggi e i bestiami li destinammo al nostro nutrimento. In quel luogo, benché fossi nemico dell'ozio, io decisi di prolungare la sosta per considerazione allo stato di Anita. Tutto bene. È un maschio? Sì. Quando fu il momento di battezzare il bambino, io volevo che portasse un nome diverso. Volevo che si chiamasse Menotti, in ricordo di Ciro Menotti, martire modenese. Domenico va bene, ma Menotti è un nome che non c'è sul calendario. È proprio necessario questo Menotti. È indispensabile. Menotti Domenico. Rispondete alle domande in nome del bambino. Altri non vogliamo scappare, vogliamo solo tornare a casa. Voi siete straniero, non potete capire. Tornatevene a casa. Mi era giunta notizia a San Simon che in un villaggio non lontano il mio amico Rossetti era capo di un reparto, lasciato alla retroguardia. Io non vedevo Rossetti da molti mesi.
ho sete. Sono stati gli imperiali, un'ora fa. Hanno attaccato all'improvviso e sono spariti. Era Francesco Anzani, lombardo. Avevo già sentito parlare di lui. Era stato esiliato come carbonaro. Si era battuto per la libertà in Grecia, in Francia, in Spagna, in Portogallo. E infine, al pari di me, era stato costretto a lasciare l'Europa. Anche in America si era segnalato per i rifornimenti fatti pervenire con grande rischio alle truppe repubblicane del Rio Grande. Li ho trovati sulla strada, dove il vostro amico è stato ucciso. Forse erano suoi. Io credo di sapere perché il vostro amico Rossetti è morto. Secondo me l'ha cercata la morte. Come fate a dirlo se non l'avete visto morire? Da lontano m'ho visto. Era circondato e dava grandi colpi di sciabola. Poi un lanciere l'ha trafitta alle spalle. E questo lo chiamate cercare la morte? 2 giorni fa i repubblicani hanno abbandonato questo paese lasciando un centinaio di cavalli e pochi uomini. Li comandava il vostro amico Rossetti. Ecco, io penso che sia stato proprio lui a chiedere di rimanere indietro insieme a quegli uomini. Era pericoloso e lui lo sapeva. Gli imperiali cercano sempre di razziare i cavalli, specie quando si accorgono che ci sono pochi uomini di guardia. E perché avrebbe deciso di morire? Ieri mattina è entrato qui per comprare delle cartucce. Abbiamo parlato. Ha detto, questa non è più una guerra di liberazione, di indipendenza. È la guerra dei militari, la guerra di Canabarro, di Texeira, di Neto. Se non accettiamo oggi una pace onorevole, sarà la disfatta e la schiavitù. Le ultime parole di Rossetti mi hanno colpito come una rivelazione. Ci eravamo già salutati, stavo uscendo. Ma sulla soglia si è voltato e mi ha detto, Anzani, io mi sono già dichiarato con tutti a favore della pace. Ma finché la guerra continua, farò la mia parte fino in fondo. E l'ha fatto. E ora vi dico qual è la nostra parte. Noi italiani non abbiamo più niente da fare qui. Per quello che ne so, gli italiani qui siamo rimasti noi due. I miei amici sono tutti morti. Mi restano solo i fratelli di Montevideo. Ragione di più per andare a Montevideo. E voi? Andrò a Buenos Aires, ho degli affari da sistemare laggiù. Datemi retta. La Repubblica di Rio Grande è finita. Così terminò la guerra tra la Repubblica indipendente del Rio Grande e l'Impero del Brasile. Garibaldi andò a Montevideo con una mandria di buoi che il governo del Rio Grande gli aveva dato come liquidazione del suo contratto di guerrigliero. Eccomi dunque truppiere, cioè conduttore di buoi. In cammino per Montevideo fui costretto a servirmi di alcuni mercenari, la cui furfanteria dovevo sperimentare per strada, insieme con la mia imperizia, che aumentava le difficoltà. Ostacoli innumerevoli si frapposero al nostro avanzare e soprattutto il passaggio dei fiumi che affaticava gli animali e non si effettuava senza perderne molti. Mi resi conto che non avrei portato alla meta se non pochi cani e anche questi, poiché spossati non potevano proseguire, avrei dovuto risolvermi ad ucciderli per togliere il cuoio, unica ricchezza che potevo portare con me. La conclusione fu che ne ricavai a malapena il necessario per portare a termine il viaggio. Per arrivare a Montevideo.
In Montevideo fui accolto in casa di uno dei miei amici, per nome Napoleone Castellini. Alla sua gentilezza e bontà, unita a quella di sua moglie, troppo io devo per potermi in qualche modo sdebitare. Ci fa un tale piacere avervi qui in casa. Vero, Angela? Potete stare qui finché volete, tu e tua moglie. Io non sono sua moglie, però. Sì, non abbiamo avuto il tempo di sposarci. Che c'è? Ti vergogni? Siamo repubblicani e liberi pensatori in questa famiglia, lo sai? Come si chiama? Menotti. Menotti Domenico. Domenico. Avevo sentito che in Brasile ti è riunito una specie di selvaggia che cavalca come un uomo e che non ha paura di niente. Invece è una bella figliola. Allora approvi la mia scelta. Approvo, ma dico anche che hai avuto fortuna, come al solito. Se c'è una donna che è fatta per te, prima o poi la devi incontrare. Sono venuto in America per trovarla. Da parte del console del Regno di Sardegna in Montevideo. Per amichevole informazione, al console pontificio in Montevideo, al console di Sua Maestà il Re di Napoli in Montevideo. Da voci raccolte nella comunità italiana qui residente, sembra accertata la presenza in città del noto José Garibaldi. Trattasi del medesimo Garibaldi Giuseppe condannato a morte dal Regio Tribunale di Genova per diserzione, alto tradimento e tentativo di sedizione contro il governo. Qualificato dal governatore legittimo della provincia del Rio Grande del Sud come mercenario al soldo dei banditi rivoluzionari. Cuneo. Fratello, ora... E sempre. Disperavo di rivederti. E io di rivedere te. Questo è Antonini, uno dei fratelli più influenti dell'associazione. Buongiorno. Buongiorno. Castellini mi ha raccontato del tuo disastroso viaggio fin qui. Mi sono rimasti quattro scudi. Ah, non ti devi preoccupare. Non voglio abusare dell'ospitalità di Castellini, tanto più che non sono solo. L'importante è che tu sia tornato sano e salvo. C'è molto da fare qui. Ho ricevuto una lettera da Mazzini. Non mi hai ancora chiesto come sta, cosa fa. Non ti interessa avere le sue notizie o ne hai già avute? Mazzini è la prima persona di cui abbiamo parlato. Mazzini vuole riorganizzare la giovane Italia. Questa di Montevideo sarà la sede centrale per tutta l'America del Sud. I nostri compatrioti qui sono ormai più di 4.000, la seconda colonia straniera dopo i francesi. Tu capisci bene che il campo delle nostre attività si è molto ingrandito. È da un anno che stampiamo un nuovo giornale. Per ora è settimanale, poi si vedrà. Lo distribuiamo gratis, sia ben chiaro. Ma vogliamo passare di là. Vieni, staremo più comodi. Fratello, c'è una cosa che mi preme dirti senza che tu la prenda come un appunto personale, perché non lo è. Non dobbiamo ripetere l'errore fatto a Rio Grande. Sì, d'accordo, c'era la guerra, ma noi abbiamo trascurato il nostro apostolato. Voglio dire, non abbiamo fatto tutto quello che noi potevamo fare. Non capisco, mi stai rimproverando di essere rimasto vivo. Io no, perché? Gli italiani che erano con me si sono sacrificati per la libertà del Rio Grande, tutti. Perché tutti, Rossetti compreso, vi siete trasformati in combattenti. Il nostro primo dovere era quello di difendere la Repubblica del Rio Grande contro l'impero del Brasile. Fratello. E quando ti ho chiesto di mandarmi su Carniglia agli altri, non era solo per avere dei fratelli accanto a me, ma anche dei marinai. E tu sapevi che li avrei arruolati nei miei equipaggi e che avrebbero combattuto. Fratello, non ho detto hai sbagliato, ho detto abbiamo. Dovevamo fondare nel Rio Grande un'associazione politica sul modello della Giovane Italia. Dovevamo creare il giovane Rio Grande e non ci siamo riusciti. Non per colpa nostra. De Almeida e molti altri erano favorevoli, ma i militari hanno preso il sopravvento. Perché noi non siamo stati capaci di suscitarli contro una vasta opposizione. E come avremmo potuto? Appoggiandoci a chi? Con la voce di chi? Se non avevamo un'associazione politica che sapesse farsi rispettare. Ma qui in Uruguay non rifaremo lo stesso errore. Qui a Montevideo ci occuperemo soltanto del nostro apostolato. Io non mi sono mai tirato indietro, ma ci sono cose che so fare e cose che non so fare. Alla testa di un pugno di uomini in gamba, io credo di aver fatto... Io credo che dopo la capacità di ben dirigere, il maggior merito consista nel sapere come e quando obbedire. Sono parole del fratello Mazzini. Sì, che ci ha dato istruzioni precise. E tanto tu che io, come Castellini e gli altri fratelli, abbiamo giurato di uniformarci a queste istruzioni.
Non l'ho dimenticato. Spero solo di non finire i miei giorni dietro la scrivania di un giornale. Non temere, la tua fama cresce ogni giorno. E il tuo nome dà prestigio all'associazione. Ma il tempo delle avventure corsare e dei colpi di mano è finito. Mi rendo conto di chiederti un atto di umiltà. Ma devi dimenticare di essere stato il capitano Garibaldi e tornare ad essere il fratello Borel. Piuttosto resta il problema del pane quotidiano. Troverò un lavoro. Non è così semplice. Il fratello Garibaldi ha un conto in sospeso con le autorità per la faccenda del combattimento navale a Maldonado. Se non sbaglio, quella volta un paio di soldati uruguaiani ci ha rimesso la pelle. Risolveremo anche questo problema. Abbiamo degli amici che possono arrivare dove noi non possiamo. Bene, signor Diaz. Confido in una rapida soluzione della vicenda. Senz'altro. Ci mancava il corsaro per semplificare la vita. Scrivi. Dunque. Al signor ministro della guerra, generale Pacheco Yoves. 11 settembre 1841. In data odierna, il dottor Florencio Varela, giornalista argentino fuoriuscito per motivi politici e persona nota per la simpatia verso il nostro governo, è venuto a pregarmi di sollecitare una completa amnistia a favore dell'italiano Garibaldi, il quale fu protagonista, in qualità di comandante della Marina dei Repubblicani Riograndesi, dell'azione corsara contro un lancione della nostra Marina nelle acque di Punta Jesús e Maria e che attualmente si trova qui a Montevideo. Questo Garibaldi è persona molto pericolosa per la legalità, come risulta dai rapporti confidenziali dei consolati del Regno Sardo e dello Stato Pontificio. Sarebbe quindi ottima cosa distoglierlo da qualsiasi proposito di attività politica. Il qui riferito Garibaldi desidera consegnare una dichiarazione scritta sui principi che intende oggi seguire. È una formalità, una semplice formalità, ve l'assicuro. Vi ringrazio, dottor Varela, ma se non mi si permette di vivere qui in Uruguay, se non posso guadagnarmi la vita, me ne andrò. Non ti si chiede altro che una dichiarazione generica di sottomissione, tanto per accettare l'amnistia. Del resto non è questo che vuoi. Trovare un lavoro per te e per la tua famiglia e non dovere dire grazie a nessuno. Castellini, io non rinnego. Non posso rinnegare quello che ho fatto. Sì, ma le autorità uruguaiane vi chiedono soltanto di rinunciare ad attività contrarie agli interessi di questa Repubblica. Qui e ora. Quanti discorsi inutili. Se José firma, trova un lavoro. Altrimenti... Per favore, datemi quella carta. Me la leggete? Dichiarazione sottoscritta. Il signor José Garibaldi, suddito italiano, oggi residente nella città di Montevideo, capitale dello Stato, dichiara che, avendo in altro tempo comandato forze combattenti del Rio Grande, rinuncia oggi a prestare qualsiasi servizio di quel genere e si impegna a non commettere atto ostile qualsiasi contro la Repubblica dell'Uruguay o i suoi alleati. Dichiara che oggi il suo fine è interessarsi unicamente del commercio e di altra lecita occupazione. Ecco, è tutto qui. Firma, José. Se è questo che vuole l'associazione, sono pronto a firmare, ma è il fratello Borel che firma. Perdonami. Mi perdoni? Di che cosa? Di quello che ho fatto oggi. Quella storia della firma, sembrava che comandassi io. Il signor Varela avrà pensato che faccio sempre così. Può darsi. D'altra parte se l'aspettava. Perché? Vuoi che Castellini non gli abbia detto quello che ha detto a me? Che mi sono portato dal Brasile una bella selvaggia? Bella, ha detto. Certo. No, davvero, dico sul serio. Ha detto bella.
Sì, e adesso dovrebbe dire anche vanitosa. Tu non lo capisci. Che cosa non capisco? Non lo immagini neppure perché te l'ho chiesto. Da quando ho avuto Menotti mi sento invecchiata. È come se fosse passato tanto tempo. E ho paura. Paura di che? Di perderti. E penso, proprio ora che comincio ad adattarmi, Menotti mi dà molto da fare, è vero, ma non ha nessuna importanza. E non mi importa neanche che non abbiamo un soldo. Sono contenta, sai, che ora tu faccia una vita diversa, una vita normale. Prima avevo sempre il terrore che ti uccidessero. E adesso che non c'è più pericolo, ho paura lo stesso. Ho paura di perderti in un altro modo. Mi vedo sciupata e allora penso che tu... Per questo volevo sapere se è vero... che qualcuno mi trova ancora bella. Io ti trovo bella. E questo dovrebbe bastarti. Il giorno 26 marzo 1842, Don Senon Aspiasù, mio coadiutore in questa parrocchia di San Francesco d'Assisi in Montevideo, autorizzò il matrimonio di Giuseppe Garibaldi, di nazionalità italiana, figlio legittimo di Don Domenico Garibaldi e di Donna Rosa Raimunda, con Donna Anna Maria di Jesus, nata in Laguna del Brasile, figlia legittima di Don Benito Ribeiro da Silva e di Donna Maria Antonia di Jesus. Uruguayani, alle armi. Il Presidente della Repubblica si accinge a una vittoria sul tiranno di Buenos Aires che porterà una durevole pace. Figli della colta Europa, stranieri tutti, questo ci riguarda direttamente. Benché esenti dall'obbligo di prendere le armi, radunatevi se ci volete aiutare a difendere questa terra ospitale che vi offre per il futuro immense speranze. Eleggetevi dei capitani e scegliete l'organizzazione che giudicate più conveniente. Siamo qui per decidere. Non c'è niente da discutere. I francesi hanno già formato una legione di 2000 uomini. Il nostro programma quindi è chiaro. Radunarci, scegliere i capi e organizzarci come vogliamo. Sarà anche un modo per contarci. Per sapere veramente come risponde la comunità italiana a un appello che venga da noi, dalla giovane Italia. Non molto tempo fa, e voi dovreste ricordarlo, perché eravate tutti i miei clienti, io giravo Montevideo quotidianamente, per lungo e per largo, casa per casa, bottega per bottega. Vendevo seta, formaggio. Vi ricordate? Bene, mi metterò in giro di nuovo. Ma non sarò solo questa volta. Mi aiuteranno gli amici che vedete accanto a me su questo palco. Che cosa vogliamo? Lo sapete benissimo. Si tratta di contribuire alla difesa di Montevideo. E noi possiamo farlo formando un gruppo, una legione italiana. Nome? Agujar Andrea. Perché ti vuoi arruolare? Il governo uruguaiano mi ha liberato per questo, perché mi potessi arruolare. Va bene, ma perché nella legione italiana? Beh, ho sentito che voi avete combattuto nel Rio Grande per liberare gli schiavi. Va bene. Avrai ordini. Il tuo nome? Furlano Antonio. Di dove sei? Sono nato a Cividale del Friuli. Colonnello Mancini, agli ordini. Ci arruoliamo. Vi presento alcuni ufficiali di Stato Maggiore. Il colonnello Missaglia. Scrivete, è un ottimo organizzatore. Missaglia Luigi. Baccarezza David. E il capitano Saroldi. Saroldi Santiago. Perché non scrivete? Chi vi ha dato questi gradi?
Un ufficiale deve essere arruolato con il suo grado, generale. Non sono generale. Dove avete servito? Il re di Piemonte e la Repubblica dell'Uruguay. Re e Repubblica. Militari di professione. La legione italiana all'inizio non percepiva il soldo. Gli uomini ricevevano solo razioni di pane, vino, olio e sale. Era però convenuto che dopo la guerra si darebbero ai superstiti o alle mogli e ai figli degli estinti terreni e bestiame. Ma alle 5 in caserma. Siamo intesi? Sì, signore. Puoi andare. Avanti un altro. Anzani Francesco. Ho ricevuto la vostra lettera, colonnello. Ti prego di non chiamarmi colonnello. Vediamoci del tuo. D'accordo. Ma il tuo grado fallo rispettare, se vuoi che questi diventino dei soldati. Hai già preso contatto con i fratelli dell'associazione? Con i pochi che conosco. Il generale Pacheco Iobes era venuto in quei giorni dalla città di Mercedes, avendo reclutato in pochissimo tempo una forza di 1100 uomini, dai 14 ai 50 anni di età. Nei primi tempi la legione era stata ospitata in un convento. Adunata! Adunata, svelti! In fila, in fila! Avanti, presto, presto! Agli ordini, signor ministro. La forza è tutta qui? No, non tutta. Ci sono altri legionari che non possono essere presenti tutto il giorno. Le loro occupazioni non lo consentono. Ma frequentano la caserma a ore fisse. Dagli italiani in questo momento non si può tenere di più. Sono venuto con uno scopo preciso. Raccomandarvi questi ufficiali. Sono uomini di guerra. Vi saranno utili nell'organizzare la legione. Buongiorno, signor ministro. Buongiorno. Mi hanno detto di essersi già presentati a voi. Vi garantisco che i gradi che portano sono stati guadagnati al servizio del nostro paese. Ah, brucia. Da morire. Resisti. Questo ti scioglie le ossa. Accidenti, la medicina brasiliana. Parla più piano, che svegli i bambini. Pensa se ti vedessero così. Non ti converrebbe. Pensa, la madre che tortura il padre. No, non parlavo dei figli. E di chi allora? Delle tue ammiratrici. Dai, non così, avvertimi prima. Quando passi per strada si voltano tutte. Anita, via, ma è possibile che tu non capisca che a me non... Non dire che non è vero. Non bastano i pensieri che ho, i reumi. Anche la gelosia adesso. Sono belle le donne di qui. Belle e sfrontate. Anita era diventata gelosa. Effetto della sua solitudine, poiché era rimasta straniera in quella città. Ma era anche effetto delle tante preoccupazioni che mi tenevano lontano da lei. Un tempo unita a me anche in battaglia. Questa è per te e questa per l'altra. Un affare, signor Garibaldi. Le avevano ordinate qualche tempo fa per i lavoranti del mattatoio di Buenos Aires. Poi è venuta la guerra e la merce è rimasta qui. Ma sono di panno buono, guardate. E ve le do a metà del loro prezzo. Che te ne pare? Casacche rosse. Perché no? Come la fanteria inglese. È anche il colore delle truppe nemiche. Servirà a confondergli le idee. Ci è stato ordinato di alleggerire la pressione dell'assedio, operando alle spalle del nemico. È una missione importante e difficile. Nessuno se lo nasconde.
Tu ti chiami Coccelli? No, Sacchi Gaetano. Coccelli sono io, signor colonnello. Coccelli Angelo. Mai stati al fuoco, naturalmente. E quella tromba? Sono maestro di musica. Maestro? Insomma, faccio canzoni e compongo inni. L'attacco lo sai suonare? Volete sentirlo? E la ritirata? Quella no. Imparala, serve anche quella. Molti di voi diranno non abbiamo esperienza della guerra. Anche gli uomini che avevano il Rio Grande non erano esperti e hanno fatto miracoli, ma combattevano per un ideale. Ecco perché. Io mi sono messo in testa di fare di voi dei combattenti della libertà e sono abbastanza ostinato per riuscirci. Usciremo con due battaglioni. Uno lo comanderà il colonnello Mancini, l'altro il tenente colonnello Anzani. Un'ultima cosa. Avremo addosso gli occhi di tutta Montevideo e degli stranieri che sono qui. E forse anche degli italiani che stanno in Italia. Facciamoci onore. Fondo nero perché? Finché l'Italia non sarà libera, dobbiamo portare il lutto. E questo cos'è? L'Etna, il Vesuvio. Il Vesuvio, che butta fuoco. E il fuoco è la rabbia dei patrioti che esplode. Mi piace. Questa sarà la bandiera della Legione Italiana. Soldato che combatte per una causa, per la libertà e contro la tirannia, che provvede a se stesso per vivere e combattere con il solo sussidio delle razzie, vale per 10 nemici. Vi ricordo questo perché ormai possiamo venire a contatto con il nemico da un momento all'altro. Loro saranno meglio armati e equipaggiati, ma combattono solo perché sono obbligati, vittime di una gerarchia imposta. Tra noi non debbono valere i gradi, ma la fiducia che ognuno è capace di ispirare nell'animo di tutti gli altri. Voi obbedite a Garibaldi e a me, perché così avete deciso, perché ci avete eletto vostri capi. Solo chi fa parte della giovane Italia ha i titoli per comandare. Stanno facendo della legione una banda di fuorilegge. Ci fa più forte. Questa notte il colonnello Mancini ha disertato e con lui anche alcuni ufficiali e 20 soldati. Se si fosse voluta fare una scelta fra buoni e cattivi,
È certo che non si sarebbe potuto fare meglio. Questi due sono stati sorpresi mentre distribuivano questi manifestini. Leggilo tu. Legionari, vi giuro sotto parola d'onore che siete ingannati. Passate all'esercito di Uribe, che è poderoso e è nostro. A voce alta! Venite, sarete ricevuti a braccia aperte e ben pagati. Non date retta a quell'infame di Garibaldi che con le sue belle parole cerca di tenervi schiavi per sua convenienza. Fra poco questa guerra avrà termine e allora conoscerete i vostri veri amici. Ma se non abbandonate quell'infame che vi ha venduto all'assassino Pacheco, rimarrete poveri, spogliati e senza protezione. Firmato colonnello Angelo Mancini e capitano Saroldi Santiago. Colonnello, che si fa di quei due? C'è un'attrazione tra i vili, come ce n'è una tra i forti. Da quel giorno i traditori non ci appartennero più. Il loro posto era altrove, ed essi lo avevano trovato. Nei primi mesi del 1846, Garibaldi ebbe l'ordine di spostarsi con la legione verso il territorio di Salto, sul fiume Uruguay, per congiungersi con le truppe del generale Anacleto Medina che scendevano dal Rio Grande. L'incarico era di vitale importanza per la campagna in corso, poiché la regione era ancora presidiata da ingenti forze nemiche al comando del generale Servando Gomez. Garibaldi divise la legione in due colonne, mandandone una al comando di Anzani a prendere posizione nella fortezza del Salto. Con le rimanenti forze, Garibaldi si dispose a marciare incontro al generale Medina. Alla commissione della Legione Italiana in Montevideo. Fratelli, ieri l'altro fu combattuta da noi nei campi di Sant'Antonio a una lega e mezza dal Salto, la più terribile delle nostre battaglie. Era il giorno 8 febbraio 1846, alle 11:30 antimeridiane. Aspetteremo qui. Avevo già visto quanto fossimo inferiori di uomini. Speravo solo che le nostre armi fossero più efficaci. A noi si era unito in quei giorni un drappello di cavalieri, agli ordini del colonnello Baez.
Quel distaccamento nemico apparteneva all'esercito del generale Servando Gomez. Anch'essi erano seguiti da un drappello di cavallerie, che per nostra fortuna era impedita nelle manovre dal terreno sfavorevole. Aspettate che siano a pochi passi e poi dentro con la baionetta. Adesso i vostri posti. Via! Via! Avevo dato l'ordine di non sparare finché io non avessi sparato per primo. Sapevo che questo mi avrebbe procurato delle perdite, ma era necessario. Quando il nemico fu a 30 passi dal nostro schieramento, detti agli uomini l'ordine di puntare. Fuoco! Avanti! Non inseguiamo gli sacchi, ritorniamo alle nostre posizioni. Via! Thank you.
raccogliemmo i nostri feriti. Erano molti. E così i caduti. Ma il cedimento della fanteria nemica mi dava una speranza di salvezza. Svelti! Al riparo! Il colonnello Baez aveva deciso di non partecipare alla lotta. Conoscendo perfettamente i luoghi, essi sapevano come porsi in salvo evitando le pattuglie di cavalleria che avevano circondato il nostro campo. Era prossimi al tramonto. Se si resisteva fino alla notte, era la salvezza. Gli uomini erano stanchi, soffrivano la sete. Sacchi era stato ferito. Io avevo contato le mie perdite e calcolato quelle dell'avversario. Quanti erano quei giovani che l'odio aveva sacrificato? Di lì a poco ci sarebbe stato l'ultimo tentativo di distruggerci. Venuto il buio,
Garibaldi riuscì a passare tra le linee nemiche, portando in salvo anche tutti i feriti. La battaglia di Sant'Antonio, come fu chiamato quel fatto d'arme nei giornali di Montevideo e poi nella stampa europea, suscitò gli entusiasmi interessati della propaganda liberale. Lo stesso Mazzini, da Londra, commentò il fatto con grande soddisfazione. Il meno entusiasta ed interessato fu proprio Garibaldi. Ad una proposta del governo di ricompense per sé e per i suoi, rispose con un rifiuto. Tornato a Montevideo, finita la campagna, Garibaldi seppe che sua figlia Rosita era morta. Non ha sofferto. Si è addormentata quieta. Mi sembrava che sorridesse. E non si è svegliata più. La mia Rosita. Al funerale sono venuti tutti gli amici. Tutti. E tanta altra gente che non avevamo mai visto. Sono stati tutti molto buoni con me. Capivano. Io ero sola. Tu combattevi lontano. José non lasciarmi più. Neanche per un momento. Ringraziamo anzitutto il fratello Medici per il ritratto di Giuseppe Mazzini che ci ha portato da Londra. Il fratello Medici è arrivato ieri dall'Europa. La sede della Giovane Italia era nello stesso edificio che ospitava la Legione. In questa lettera indirizzata a me, e della quale vi leggerò solo i passi che riguardano l'associazione, Mazzini chiede, fra l'altro, un ritratto del fratello Garibaldi da fare stampare e riprodurre in molti esemplari. Mi sembra una buona idea, anche perché in questo modo Mazzini si accorgerà che siamo invecchiati anche noi e non potrà continuare a chiamarci come fa qui quei giovani genovesi del 33 che stanno a Montevideo. Più giustamente invece Mazzini chiama giovane il fratello Medici e mi raccomanda, cosa che io faccio più che volentieri, di accoglierlo e di farlo conoscere a tutti voi. Basteranno due particolari per presentarlo. Suo padre era esule a Lisbona e il fratello Medici, a soli 18 anni, si è arruolato volontario nel battaglione dei cacciatori di Oporto e ha lottato per la libertà in Spagna e in Portogallo. Ora ha chiesto di poter indossare la casacca rossa della Legione Italiana per combattere con noi qui in Uruguay. No, abbiamo il diritto di morire nella nostra terra. È un invito a tornare in Italia? È vero, anche a me piacerebbe capire. Voi a Londra l'avete visto, Mazzini, gli avete parlato? Certo. Cosa volete sapere? Se il suo è un semplice voto, un desiderio. Ho un progetto preciso. Per essere un vero progetto studiato in tutti i dettagli, bisognerebbe che Montevideo non fosse così lontana, caro Medici. Che una lettera non impiegasse 3 mesi per arrivare in Uruguay e altri 3 per tornare in Inghilterra. E bisognerebbe anche che io avessi più tempo. Invece mi devo occupare di 1000 cose. Gli amici di Montevideo si lamentano perché non scrivo, perché scrivo poco. Ma loro non sanno. Non possono nemmeno immaginare. Vedete, la difficoltà è che dopo l'insurrezione del 33, quella della Savoia... E di Genova? Sì, quella della vostra condanna a morte. Insomma, dopo quegli insuccessi, la Giovane Italia purtroppo si è dispersa. Non ha funzionato più fino al 40. Finora l'associazione ha agito per il popolo, ma non col popolo. Bisogna organizzare gli artigiani, gli operai. E questo richiede sforzi giganteschi e tempo. Ditelo.
Spiegatelo agli amici della Legione Italiana. È anche il motivo del mio lungo silenzio. Mi manca il tempo e d'altra parte bisogna far presto, caro medici, perché si stanno avvicinando giorni importanti, giorni decisivi. In Francia i democratici, ma soprattutto i repubblicani, premono per la riforma elettorale. E se la monarchia continuerà a dire di no, io prevedo che il coperchio salterà molto presto. Ma poi tutta l'Europa è un bollore. La Polonia freme. Negli stati tedeschi, studenti e operai si sono uniti e chiedono libertà, diritti civili e costituzione. E da noi? Sì, in Italia voglio dire. La questione nazionale sta diventando una febbre. Dunque il fratello Mazzini dice partite, tornate in Italia con la legione. Io ho sempre pensato che la carriera di Garibaldi e di Anzani non dovrebbe finire a Montevideo. Ci riflettono seriamente. Tornare in Italia con la legione. In Italia non ci conoscono. Immagina di sbarcare con la legione, non importa dove, Calabria, Toscana. Casacche rosse. E chi sono questi? Mazzini ha detto anche questo. Ricordo esattamente le sue parole. Non voglio sacrifici inutili, ma conto molto sulla legione. Senti, José, quel signore che sta a Londra è sposato? Ha figli? Chi, Mazzini? No, non è sposato. Allora capisco. Per lui è semplice dire partite. Non ha moglie, non ha famiglia. Veramente ha detto prudenza. Non voglio sacrifici inutili. Però ha anche detto che conta molto sulla legione. E questo vuol dire che certamente prima o poi dovremo andarci. Prima o poi. D'altra parte, ieri ho parlato con gente del governo. La pace ormai si deciderà al tavolino e mi hanno fatto capire che sarà una pace onorevole. Grazie anche alla nostra resistenza, l'Uruguay resterà un paese libero e indipendente. Ragione di più per non muoverci da qui. Abbiamo il diritto di goderci i frutti di tanti anni di sacrifici. Mentre l'Italia non è ancora libera. E si liberi allora. Insorga, faccia come noi a Santa Caterina. Come hanno fatto qui, in Uruguay. Cosa aspettano? Aspettano te? Sanno appena che esisto. E allora perché dovresti partire? Perché quel signore di Londra dice che ha bisogno di te? Tu dimentichi la giovane Italia. Io ho giurato. Ma non hai fatto anche più del tuo dovere? Hai rischiato la vita tutti i giorni, da quando sei arrivato in America. Perché non ti lasciano in pace? Maestro. Sono pronto, maestro. Anch'io. Scusate. Ascolta, José. No, tu adesso mi devi spiegare una cosa. Non te l'ho mai chiesto, ma io voglio capire. Perché ti giuro che non capisco. Ci ho messo tanta buona volontà, ma non ci riesco. Sono più di 12 anni che sei in America. Gli anni migliori della tua vita li hai passati qui. Tua moglie è americana e anche i tuoi figli. Si può sapere che cosa rappresenta per te questo paese? Tutti questi anni cosa significano per te? Niente. Significano molto, invece. Significano la gioventù. Allora siamo invecchiati. Non ho detto invecchiati. Va bene, comunque mettiamoci tranquilli. Ogni stagione ha i suoi problemi. Scusate. Prego, fate pure. Guarda, Anita.
Non ti parlo nemmeno di patria, d'Italia, e tu sai quanto ci tengo. Ti chiedo soltanto una cosa. Non togliermi la speranza dell'azione. Io non posso vivere di ricordi. Io ho bisogno di sapere che là, dietro l'angolo, c'è qualcosa che mi aspetta, che mi riguarda, che devo ancora fare. Parli solo di te, te ne accorgi. Era l'anno 1847. Attorno a Montevideo l'assedio languiva da tempo e gli interessi commerciali inglesi premevano ora per la composizione del conflitto. Garibaldi cercava la strada per tornare in Italia con la legione. Da Londra Mazzini scongiurava di non fare colpi di testa, di non dimenticare il tragico fallimento della spedizione dei fratelli Bandiera. Anche a Montevideo c'era chi invitava alla prudenza e chi invece era impaziente di sbarcare in armi sulle coste italiane. Bastava trovare una nave e i soldi per pagarla. La nave l'avrei trovata, è una nave sarda. Bisognerà solo cambiarle nome e bandiera. Appena saremo in mare aperto, via la bandiera sarda e su quella uruguaiana. E documenti falsi. E che cosa diranno questi documenti? Che siamo emigranti. Diretti in una colonia dell'America del Nord. A mio avviso non potrete mai far credere al console sardo e a quello napoletano che 150 uomini armati al vostro comando sono 150 semplici e pacifici emigranti che vanno in America del Nord invece che in Italia. Vuoi dirci che non dobbiamo partire? Sto cercando di farvi capire che vi sarà possibile tenere segreto il punto di sbarco e basta. Dov'è che volete sbarcare? Posso saperlo? In Toscana. Senza sapere qual è la situazione? Ce lo dirà Medici. Siamo d'accordo. Chi di noi parte prima va a Livorno. E Anita? I ragazzi? Partirebbero con te? No, troppo pericoloso. Anche loro si imbarcheranno prima, per Nizza. Ho paura che per via di questa gamba Garibaldi mi lascia qua. Non ti lascia qui, stai tranquillo. Ma guarirò in tempo. Certo. E poi anche se zoppichi un po' ti prenderà lo stesso. Perché parti prima di voi? Tieni, guarda questo. Che cos'è? Sono le istruzioni di Garibaldi. Controlla se le sua memoria. Tenere presente lo scopo del nostro ritorno in patria. Bisogna dare una mano all'insurrezione dove è già scoppiata e farla nascere dove non è ancora nata. Per questo recarsi a consultare Mazzini. Quindi a Genova, Firenze e Bologna. A meno che Mazzini non decida altrimenti. Ma questo non c'è scritto. Ma è Mazzini che si assumerà la responsabilità politica dell'impresa. Andiamo avanti. Procurarsi dagli amici presentazioni per tutti i luoghi che sarà utile visitare. Infine recarsi a Livorno. È il luogo più adatto per ricevere informazioni da Montevideo. Fra quanto tempo arriverà in Italia? Fra un paio di mesi. Mancano ancora 750 franchi. Molti di noi si sono venduto tutto quello che avevano, capitano Gazzola. Io non sono il proprietario della nave, ditelo all'armatore. È lui che fa i prezzi. Non è vero, siete voi che avete alzato il prezzo una settimana fa. L'armatore sta a Genova e non può saperne niente. Sentite, qui ogni giorno viene qualcuno del consolato sardo e vuole sapere un monte di cose. Io la spia non la faccio, perché il mio carattere è un altro. Ma quando dico che mancano 750 franchi, mancano 750 franchi. Se non vi va, cercatevi un'altra barca. Tenete. Quanto può valere? Prendete anche questo. Beh, adesso basta. Riprendetevi la vostra roba e chiudiamo questa storia. Questi sono 1000 franchi, contateli. Ma non potete privarvi di tanto denaro. Fratello, io sono sicuro invece che faccio un buon investimento. Dov'è il colonnello Garibaldi? È urgente. Di sotto. Colonnello. Colonnello Garibaldi. Cosa c'è? Vorremmo parlarvi. Adesso? È urgente. Riguarda il viaggio.
Molti legionari non vogliono più partire. Ho parlato con loro tutta la notte, ma inutilmente. I 150 ne partiranno solo una sessantina. I più giovani. Perché gli altri non vogliono partire? Hanno paura? Perché paura? Non c'è nessun pericolo. E allora perché non ti seguono? Sono emigrati. Gente che ormai ha messo radici qui a Montevideo. Si sono arruolati nella legione per difendere le loro case. Ma tornare in Italia, molti l'Italia neanche la conoscono. Sono nati qui. Avrai più spazio sulla nave adesso. E anche meno da fare. Che cosa stai pensando? Vengo con te. No, ormai è deciso. Tu parti questa settimana. A casa mia ti aspettano. È meglio per te e per me. Allora non è vero che non c'è pericolo. Che cosa c'entra? Non è vera la storia degli emigrati. Non ti vogliono seguire perché hanno paura. Perché quello che vuoi fare tu è una follia. Vi uccideranno tutti, vi uccideranno come dei banditi. Ho detto che non c'è pericolo. Non c'è nessun pericolo, come te lo devo dire? Se non mi vuoi credere, pazienza. Ma non voglio più tornare su questo argomento. Con tutto quello che ho sofferto, che abbiamo sofferto, ti arrabbi se non voglio separarmi da te ancora una volta. Se voglio starti vicina. Dobbiamo separarci perché io ho bisogno del tuo aiuto. Partendo prima, precedendomi, tu mi puoi aiutare. Tu sola puoi farlo. Ma non hai capito che ti mandi alla scoperta? Come un soldato. Pensavo che bastasse medici per questo. Medici è un compito diverso. E io cosa dovrei fare? Sentire come stanno le cose a Nizza, a Genova, se un giorno dovessi entrare nel regno di Sardegna. Cosa pensano le autorità? Sono ancora il marinaio Giuseppe Garibaldi che ha disertato ed è stato condannato a morte per alto tradimento. Mazzini vuole il mio ritratto, dice che diffonde il mio nome, le gesta della legione. Ma io voglio essere sicuro, capisci? È questo il rischio che non voglio correre. E tu sola puoi aiutarmi. Da come ti accoglieranno a Nizza, capirai. Mi scriverai. E io aspetterò la tua lettera per partire. La mia cara Anita, che avevo afflitto tanto con la mia vita disordinata. Di lì a un anno avrei stretto tra le braccia il suo corpo senza vita. E in quell'Italia in cui desideravo ardentemente ritornare. La vidi partire coi nostri figli verso una terra le ignota, ma calma, fiduciosa. Un mese e mezzo dopo, e molto prima che mi arrivasse la sua lettera, eravamo pronti a salpare anche noi. Anita morì per i disagi il 4 agosto 1849, in località Le Mandriole, presso Comacchio, durante la fuga di Garibaldi da Roma. Non fu possibile seppellirla. Il corpo fu ricoperto con un po' di sabbia. Il rapporto della Polizia Pontificia in data 12 agosto parla di rinvenimento di ignoto cadavere. I legionari che si imbarcarono con Garibaldi la notte del 15 aprile 1848 erano in numero di 63. Tra essi Anzani e Sacchi, benché ancora sofferente per la ferita. La maggior parte erano giovani, reduci della giornata di Sant'Antonio. Le tigri d'America, come saranno chiamati in Italia con un po' di ironia, a causa dei selvaggi costumi, ma anche del loro coraggio. Varcammo così l'oceano, incerti sulle sorti d'Italia. Ignoravamo tutto quello che avvenne durante il nostro viaggio. Non sapevamo della sollevazione di Palermo, delle giornate di Milano. Insomma, degli avvenimenti del 1848.
Il punto indicato da approdare era la Toscana, ove si doveva sbarcare qualunque fosse stata la situazione politica, incontrando amici e dovendo combattere nemici. La nostra bandiera sarebbe stata bianca, con una striscia nera nel mezzo. Così lasciammo le rive del Plata, e quella fu la fine del mio primo esilio. Sai vivere, sai.